Ormai è vicina la terra di lavoro. Qualche branco di bufale, qualche mucchio di case tra piante di pomidoro, edere e povere palanche. Ogni tanto un fiumicello a pelo del terreno appare tra le branche degli olmi carichi di viti, nero come uno scuro. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori è il paradiso, qui dentro è il regno dei morti, passati da dolore a dolore senza averne sospetto. Nelle panche, nei corridoi, eccoli, con il mento sul petto, con le spalle contro lo schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane unto, masticando male, miseri e scuri come cani su un boccone rubato. E gli sale se ne guardi gli occhi, le mani, sugli zigomi, un pietoso rossore in cui nemica gli si scopre l'anima. Ma anche chi non mangia o le sue storie non dice al vicino attento, se lo guardi, ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, è un innocente. Una donnetta di Fondi o di Aversa culla una creatura che dorme nel fondo di una vita d'agnellino e la trastulla. Se essa si risveglia dal suo sonno, dicendo parole nuove come il mondo, nuove, con parole stanche come il mondo. Questa, se la osservi, non si muove, come una bestia che finge di essere morta, si stringe dentro le sue povere vesti e con gli occhi nel vuoto ascolta la voce che a ogni istante le ricorda la sua povertà, come una colpa. Poi, riprendendo a cullare, cieca, sorda, senza neanche accorgersi, sospira. Col piccolo viso scuro come torba e in un muto odore di ovile, un giovane accanto al finestrino, nemico, quasi non osando aprire, dare noia al vicino. Guarda fisso la montagna, il cielo, le mani in tasca, il basco da malandrino. Non vede il forestiero, non vede niente, e il colletto è un po' rialzato per freddo o per mistero, come se fosse un cane abbandonato. Anime che riempiono il mondo come immagini fedeli e nude della sua storia, benché affondino in una storia che non è più nostra. Sono sempre stati per loro unica legge odio servile e servire allegria, eppure nei loro occhi si poteva leggere ormai un segno di diversa fama, scura come quella del pane e come quella necessaria. Una pura ombra che già prendeva nome di speranza e quasi riacquistata all'uomo vedeva il meridione, timida, sulle sue greggi rassegnate di viventi, la luce del riscatto. Ma ora per queste anime segnate dal crepuscolo, per questo bivacco di intimiditi passeggeri, d'improvviso ogni interna luce, ogni atto di coscienza sembra cosa di ieri. Nemico è oggi a questa donna che culla la sua creatura e a questi neri contadini che non ne sanno nulla. Chi muore perché sia salva, in altre madri, in altre creature, la loro libertà. Gli è nemico chi straccia la bandiera ormai rossa di assassini e gli è nemico chi fedele dai bianchi assassini la difende. La luce che piove su queste anime è quella ancora del vecchio meridione, l'anima di questa terra è il vecchio fango. Si confondono la pioggia e il sole in una gioia che forse è conservata. Come una scheggia dell'altra storia non più nostra, in fondo al cuore di questi poveri viaggiatori, che sono vivi, soltanto vivi, nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore e anche la tua pietà gli è nemica. Terra di lavoro, 1956, Pier Paolo Pasolini. La live cash che la
fino all'inverno Rediviva Poppea, triba tempura, d'imbecille tiranno ebbia consorte. Stringi pur quanto vuoi nostra ritorta, l'umanità calpesta e la natura. Credi il soglio così il premer sicura e stringer lieto il ciuffo della sorte? Folle, non sai che dentro in nube oscura, quanto compresso il tuo scoppia più forte. Al par di te movea guerra e tempesta sul franco oppresso la tua infame suora, finché al suol rotò la indegna testa. E tu, chissà, tardar ben può, ma l'ora segnata è in ciel, e un sol filo arresta la scure appesa sul tuo capo ancora. Così scrive Eleonora Pimentel Fonseca della sua benefattrice Maria Carolina, regina di Napoli. Siete mai sentuti a nominare il brigante fra diavolo? Penso di sì, che vota. Allora, molte nate fa che la mente una cigarretta, 215 anni fa, qua siamo, 11 novembre 1806, perché oggi si muore il brigante fra diavolo, che so io, ma brigante fra diavolo mi c'è ne chiamato, io mi chiamo Michele Pezza, colonnello Michele Pezza. E fra le altre cose, so pure Duca di Cassano. Io sono militare. Il militare giura di difendere il paese sia, la terra sia. A noi ci paiono pochesse. E che se ho fatto? Noi giuriamo di difendere la terra nostra fino alla morte. E che se ho fatto? 7 anni fa. 1799, quando si presentarono qua i francesi, i sono combattuti, perché loro dice che stavano a portare la libertà, ma come portavano la libertà? Accendendo la gente, appiccendo le case, facendo tutti i danni che hanno fatto, fregandosi tutti quelli che si sono fregati. Per me che la libertà se la potevano riportare, e ce la siamo fatta a riportare, se ne è niente. Poi hanno passato 7 anni, in roppe 7 anni se ne è rappresentata una volta. E una volta io sono combattuto, perché chi è il mestiere e il dovere mio, da colonnello dell'esercito. Stavolta però è da male. Stavolta con battaglia la siamo pure vinciuta, ma alla fine l'ultima battaglia la so perduta in me acchiappata. Io oggi tengo tra bocca che mi aspetta. Mi hanno condannato a morte. Voi sapete l'altra volta che hanno combinato quando è arrivato, quante chiese hanno appicciate. Quanta prete è accesa, quanta gente è accesa dentro alle chiese. Eppure stavolta, se voi adesso ora, gli ad chiedere i monaci di convento che fine hanno fatto,
Oppure iate, sempre a sora, dentro la chiesa di Santa Erminica, a vedere tutti i cavalli che ci stanno attaccati dentro perché la stanno usando come stalla. Pure stavolta non è che rispettano tanto la chiesa. Ma qua stiamo a Napoli, qua ti fa finta che sono serie, ti fa finta che rispettano la religione. E allora mi hanno portato pure alla messa, mi hanno fatto confessare, mi hanno fatto vedere tutte le cose, mi hanno fatto vedere pure moglie mia. È venuta moglie mia con due figli piccoli, perché sapete una cosa, i francesi mi volevano convincere a stare con loro. Mi hanno fatto la proposta via esercito nostro, te le damo il stesso grado, la stessa paia, tutte gli stiamo noi. Ma io sono giurato. Uno quando giura, non giura solo innanzi agli uomini, giura pure innanzi ai padaterni. E se gli uomini tu vuoi pensare fregaglie, i padaterni non li frega mai. Quando si è giurato è quello. Io non potevo cagnare. Sono detto no. Oggi è arrivata l'ora mia. Che vi tenga dice? Tenga dice che mi fa piacere morirmi. No, a nessuno gli fa piacere morirsi. Mi dispiace della sua moglie ma e dei due figli piccoli. Quella è la cosa che mi dispiace di più. Ma sapete come si dice? Chi in gestanza serve. Se moglie e due figli miei tiene a campare, campano o con me o senza di me. Io me ne voglio, ma muore, sai che sono fatti i doveri miei, quello che teneva a fare fino alla fine. Il molo che balla mi aspetta tra bocche. E oggi, se muore il colonnello Michele Pezza, duca di Cassano. Ma fra diavolo invece non si muore, perché fra diavolo alla fine siete voi, è gli spiriti vostri. È la storia vostra, è quello che siete capaci di fare quando vi impegnate a fare le cose, quando vi mettete sotto il facciate, che tutta la volontà di combattere a davvero per la libertà vera, non quella che dice Nisse. E allora, fra diavolo non si muore e non si può morire, tanto è vero che 215 anni Europa ancora ne stiamo a parlare. Fra diavolo, siete voi, siete la storia, del 1799. E chi vuole raccontare che la storia è nata maniera, tutta alla reversa, o ve lo fa scordare, oppure vi dice che quella non era buona, voi state sicuri che quella gente che a voi non vi vuole niente bene. Thank you.
Mi chiamo Berardo Tangrini. Sono nato qua vicino. Fai qua. A Fontana. Ma poi mi sono abitato alla Valle Rovita, a Civitella. Sono stato nome del Frate Diacolo. Sia 1799, sia mo, di 1806. 1799, lo sapete, gli è buono, stavolta gli è male. Gli anni passati è una chiappata fra diavolo, e quest'anno è una chiappata pure a me. È una chiappata a me, una chiappata pure chi le combatteva assieme a me, Filippo Mattei. E tutti e due ci hanno condannato a morte. Ci hanno condannato a morte, ci hanno imbeccato all'Aquila. In mo la ciocca nostra, solo la ciocca, va girando paese per paese, scortata dai militari. Perché tiene a far vedere alla gente quello che succede quando si ribella. E alla fine mi hanno portato qua, a Civitella, in mo la ciocca mia sta appesa a Nanza di Comune. La mia e quella era Filippo Mattei, pure. E sto qua, a guardare la terra, quello che ci hanno comprato, chi sa la terra. Sa gente che porta la libertà, dice, porta la fratellanza, porta l'uguaglianza, e portate una striga che non finisce mai. Qua i giovani non ci stanno più. I giovani si hanno portato tutto quanto, non si sa dove. Qua ci hanno rimasto solo quattro vecchie. Quattro vecchie, e chi se che mo si mettono signore, che si hanno fatto accordo chi se, hanno fatto accordo per fregarsi tutta la terra. Mo la terra su tutto lo sé. Solo che non ci sta più nessuno che lo fa dire. Chi lo fa dire? I giovani non ci stanno più. I vecchi non ce la fanno. E io sto qua, sto a guardare questa terra, che era tanto bella, che ci sono combattuto tanto per questa terra, e sto a guardare una terra che si è morta come a me che la sto a guardare. L'ho tenuto sempre in tuo cuore, stupizzi montagnella solitaria, e sarà voglia frasca, che non muore, e che mi nasconde a dove ne sciomara. Ma si mi assetta e guarda, io mi figura una lontananza che non tiene fine, un silenzio che mai nessuno ha disse, una pace di Dio,
che manca in paradiso. Troppo per nome, quasi fa paura. E quando vendulei in mezzo a stifone, chi lo silenzio che mi rosca capizza, con sua voce rovente si confronta e mi viene a mente che cosa è eterna. Siamo con quello che si sono persi e pensa ai tempi mo e ne sento lega. E come pensiera, mi sperdi in dos profondo e dos rosce me ne vago in fondo. L'infinito di Giacomo Leopardi in lingua napoletana. Stazione alla Reggia su una barella, tra le mestissime famiglie reali già vestite da nero per altro lutto. Pareva un mortorio, piangeva la popolazione, benché discosta. I soldati non potevano trattenere i singhiozzi ed ei con la voce e con la mano li confortava e li salutava. Durò ammalato 4 mesi e 8 giorni, sopportò amarezze, punte di ferro con pazienza. Ebbe il viatico il 12 di aprile, l'estrema unzione il 20 di maggio. Piangendo, i circostanti e anche i soldati che tenevano ceri disse: «Perché piangete? Io non vi dimenticherò. E alla regina pregherò per te, per i figli, per il paese, per il papa, per i sudditi, amici e nemici e per i peccatori». Sentendosi più male disse: «Non credevo che la morte fosse così dolce, muoio con piacere e senza rimorso». Poi aggiunse: «Non bramo già la morte come fine delle sofferenze, ma per unirmi al Signore». Egli stesso ordinò la messa e tutti i più minuti particolari del servizio sacro. Al sentirsi mancare, notò che gli si scuravano gli occhi e gli tintinnavano le orecchie. Poco stante, stese la mano alla croce dell'arcivescovo e l'altra porse alla regina, in segno di addio. Poi chinò il capo a destra e finì. Era la domenica del 22 di maggio, dopo il meriggio 1:10, gli ultimi giorni di vita di Ferdinando II,
narrati dallo storico napoletano Giacinto De Sivo. Fu necessità andare sui monti a trovare la libertà. È quasi un anno che combattiamo, nudi, scalzi, senza pane, senza tetto, senza giacigli. Sotto i raggi cocenti del sole o fragelli d'inverno, entro in ospitali boschi sovra sterili lande, traversando fiumi senza ponti, traversando muraglie senza scale, affrontando inermi gli armati, conquistando con le braccia le carabine e i cannoni e strappando, pur su piani campi di terra di lavoro, la vittoria a superbissimi nemici. Rosa Antonucci, Maradata Cetrone. Giunonica brigantessa. Non ne ho vera. Come non ne ho vera? Tante cose che scrivono in cima a sto foglio. Perché essi scrivono, ma lui, io, ha già sape legge. E ha già legge. D'angop fino all'ultima parola che si scrivono, perché ha già sapere buono quelle che ci tengono, che si tengono alla coccia quando scrivono, e ha già sapere leggere buono pure quelle che non scrivono. Io ho già imparato a leggere e a scrivere. A me mi ha imparato Mamella quando stavamo alla selva. Tate che faceva la lena e sta mamella c'era io dalla scuola, io non ci poteva io, non ci poteva io perché stavamo là, ma sta sempre là. E sta imparata a scrivere, goppa, al grosso dal palo, con l'ognostro, da San Muco. E sta diceva e scriveva, scriveva e leggeva, leggeva e scriveva, scriveva e leggeva, alla fine mi ha già imparato a leggere e a scrivere. E mo tutto mi ha già legge. Perché io ero creatura, tante cose non le sapeva. E però ve la già dice come li ha già conosciuta Francesco mio. Tenevo 16 anni e la prima settimana di settembre noi andavamo alla festa della Madonna del Rito che si fa alla piazza d'Arpino. Era l'unica volta che noi andavamo a Arpino di tutti gli anni. E scendo dalla messa ci stava quella bella bancarella con tutte le campanelle per la Madonna e si era fatto proprio buono. E pure se non tenevo i soldi per me l'accattare, mi piaceva guardare e me lo guardavo tutto quanto, tutto quanto. E pensavo pure come potevano suonare un poco. E all'età mia ci stava proprio Francesco, era la prima volta che li vedevo. Gli ha detto una campanella e me la mettetto in mano. Ma la biglietti e me ne scappietti senza manco guardarli in faccia. Facetti manco 100 passi, ma permetti, con l'amica meglio. E proietta a suonare sta campanella. E che la non suonava? E ci dicetti all'amica meglio, adesso perché me l'ha rialata, perché non suona. E che la scrianzata, dicettero. Non sono perché non tenne gli abbatocchio. E se non tenne gli abbatocchio, perché me l'ha rialata? Vai a petais. E se poi non gli te? E che le scostumate
Io te. Ehi, allora, che bravognosa non c'è mai stata, tornati da Francesco e ci dici a te. Che sta in zona. E allora Francesco, con quella bella risella in faccia, si piglietta la campanella, ci mettette gli abbatoi e me l'ha detto nata poca piano piano. E me mi scappetta la risa. E da allora, in un momento, Francesco stia sempre arretta a me. Gliva alla forma e si arreda a me. Gliva alla puntata e si arreda a me. Gliva alla lena e si arreda a me. Tanto che tutti quanti sapevano che Rosina teneva un muscone addretto. Ha da sapere che quando una guagliona alla serva va una vagliona e si consola, un gioca un gioco e gli porta innanzi alla casa del mio padre. Perché sta vagliona. E si nasconde. Bussa alla porta e aspetta. Mio padre esce fuori e vede lo ciocco e dice: chi è giù qua della figlia mia? E il guaglione piano piano si fa coraggio e esce fuori. Sì, il guaglione ci piace. Allora, suo signore piglia il bello ciocco e se lo porta dentro alla casa. Se non ci piace, dice al suo guaglione: piglia del ciocco e va a tenda. Fatemi che il ciocco si divertette dentro la casa. E da allora cominciate a fare tutte cose, quello che sapeva fare, la dota, tutto quello che serviva per sposare. E ci siamo sposate. E io sono da viva alla casa con Francesco, con la famiglia Sea. E vivevamo buona, stavamo messa alla selva, raccoglievamo la lena. Io faticavo con mia nonna, faticavo con questo e mi aveva sta attenta perché lo resto non lo potevo portare più, che il resto si ambicciavano mi sa che la lena e non potevano rimanere nuova, si stracciavano tutto quanto e allora io avietta diventata quasi nonna e mi vestivo con mais, però a rivettere i figli, a rivettere tutto cosa, mangiavamo e fatiavamo. E poi, quando era ora di ir alla piazza d'Arpino, a dove tenevano la stoffa, ci evo io e magari capo sei mule per ci. E Francesco me lo diceva sempre, niente che ci vai tu, che la femmina, ci stanno fatti chi un gimali conti. E ci è, non mi ha mai fatta fregare. Poi, Francesco che sapeva tutto questo. Mi dice che Lorenzo era morto. E che al posto sì ci stava il figlio, eppure che gli se n'era scappato. E poi arrivette un mese gelotico di un coppa arpino. Ci venette a dire un briachetto di chiacchiera a Francesco per ci dicere che noi dobbiamo combattere con gli re, perché se no ce levavano tutte cose, pure con le quattro lene e la terra che tenevamo. E venette con noi pure Chiavone, e noi stavamo sotto a Chiavone e combattevamo perché la terra era la nostra, nessuno ce la poteva toccare. Chi gli uniesse ce l'ho cagnetto ciocca. E con un pezzo di terra non ci potevano pasce manca la crapa. Ma chi che ne sapeva che era un pezzo di terra? Ne avevamo affaticato. E se facette gli amagnori. E ci venette agli francesi, tutti quanti. A chi gli scausa cani. E mi sa che la lista che facette. A chi il foglio che ha scritto, ci mettette pure caduno che non ci stava tanto simpatico a esso. E da allora sono 6 anni che corremmo, che scappammo
e sparammo, e sparammo ogni giorno, ogni giorno. Sparammo oggi, con la speranza di campa pure di mani. E sparammo ancora, fino a che tenemmo la forza. Lo fatiamo, stando sempre, e di reggere il fucile. Giunonica brigantessa. Chiamatemi Sapuccio, ascì mi chiamano tutti quanti. Io sono Zappaterra, figlio di Zappaterra, nipote e bisnipote di Zappaterra. Tutti quelli della razza mia hanno sempre fatto la terra, ma hanno fatto la terra degli altri, perché non la tenevano. Io sono il primo della razza mia che tengo una pezza di terra mia, e sapete chi mi ha dato? Me l'ha data la buon'anima di Ferdinand, il re nostro. Sapete, qua una volta la chiamavano la Selva Palladina. La chiamavano Selva, ma non si riesce a capire neanche quello che era. Era mese bandana, strappone, prete, una cosa che... Sapete quanto siamo fatiate? Per cacciare un po' di terra fatiatoria qua a mese. Perché Ferdinand alla Cicera ha detto, fatiate. Robulate tutte, facciate reventare questa terra fatiatoria, buona, e poi va tocca una piazza a tutto quanto. E a così è stato. Noi siamo fatiate e alla fine sta terra qua, mo è la mia. E ci sono campati.
fino a oggi. Mo è arrivata questa scausa cane che dice che sono piemontese. Ma chi che stanno qua non sono manco piemontese, parla, tiene una parlata tutta streusa. Dice che sono ungherese. Io non lo so se paese da dove è. Però ti devi stare attento. Parlano poco e sparano nel mare. E hanno già ucciso una frega di gente. E ti devi stare attento. Ti devi stare attento. La tocca solo fatiare e starti zitta, poi arrivano loro, si togliono tutto quello che gli serve e tu zitta, poca, da lassare niente. Gli hanno messo tutta legge a modo sì. Io tengo a venire a fatia qua e tengo a stare pure senza mangiare. Perché non mi posso portare neanche una pezza di pane, perché dice che sto io a dare a mangiare agli briganti. Qua in cima a sta terra io mi era fatta una camasta di stramma. Certa volta l'estate mi ci pure dormiva, la sono tenuta a spallare, perché dice che aquello ci si vanno a nascondere il brigante, dice Nizza. E allora, mo la sera, certa volta a scuro, mi tengo a bià, piano piano, e va a finire che mi ripetono a terra che fosse, e è scurto pure se puccio. Però, io sto qua a fatica, mi sto zitta. Prima o poi te la passare. Ma voglio raccontare però quello che mi è successo nei giorni. Stiamo qua, messa alla terra, a un certo punto mi è sembrato che sono sentito uno sfriccio. Ma sono venuto a reggerà e ci stavano a rete a me con 50 uomini, a cavalli, tutte armate, certe facce brutte, le briganti. Maronna, i briganti, dice, mo sono morti. Io ero andata bianca come una lenzuola, passata la scia. E uno di chi gli mi disse, non avevi paura, non ti facevi niente. Io mi chiamo Cosimo Giordano, tutto quanto mi chiamano il sergente. Sono venuto qua che mi tira a fare solo un piacere. Tira io a terra alla banca e tira dice agli guardiani che ci mandano tre presunti e cinque pagnotte di pane. Che tengo da mangiare l'uomo mio. Ma la banca, te la sapevi, la chiama Manuel C. È una proprietà rossa che sta qua vicino, dice che è una contessa. Essa non ci sarà mai venuta a passare. Ci stanno guardiani, con manna essa, e piano piano mi sa che si sta a fregare tutto. E è una tipo rosiccia. E qua non la cacciava chi della roba. Dice, gli va a dire che mi era detto cose nel giardino. Chiede che certo una mesa spalluccia, ovvio, una pare pagnottello di pane, e che le riportiva cose. Cosa mi guarda la rete che la sono ingazzetta come una bestia. Disse, ma chi gli si pensa di pigliare per festa a me? Ma tu, trova a terra e digli, mo me ne devi portare 10 euro per tutti, 20 pagnotte di pane. Perché se no vaglio loca, scanna isso, scanna quella che ci sta assieme e do fuoco a tutte. E isso sa che sono capace di farlo. E ci arrivo, ci arrivo. Stavolta mi ha detto tutto quello che diceva isso. Ci volevano tre persone per portare tutta quella roba. E quando siamo arrivati in Cina, Cosimo Giordano mi ha regalato pure una presutta e una pagnotta di pane. Io sono dalla casa. E una volta tanto siamo mangiati pure buono e siamo bevuti alla salute degli briganti. Possono stare buone sempre tutte quante. Faccio morire, se quando io le faccio morire.
Brigante Domenico Fuoco, voi chissà quante cose siete giunti in cima a me. Spaccapietre di San Pietro infine, cresciuto combattendo con i lupi. Tu immagina chi se quanta stupidaggine non riesce a scrivere. Io di spaccapietre non mi sono fatto mai. Il combatto con i lupi non me lo so sonnate proprio. Io sono militare, sono stato sempre un militare, da quando sono tenuto l'età per farli. Sergente, sergente dell'esercito del regno. Mi piaceva il mestiere mio. Teneva una bella divisa, teneva una bella paia. Quando arrivava ai paesi miei, mi rispettavano tutto quanto. E poi è finito tutto. Ancora me lo ricordo, 10 anni fa, ottobre 1860. Mi rimandano ai paesi miei che teneva i truenni volontari, perché il re Francesco si era deciso alla fine che si teneva a difendere, ma si era deciso troppo tardi, era troppo tardi oramai. Ai paesi comandavano i signori, comandavano quelli che erano sempre fatti quello che gli pareva da quando erano nati. E mostravano a combattere per la libertà, dicevano essi. Volevano la libertà. Ma sa che libertà volevano? Volevano la libertà di fregare la terra alla povera gente. E se scalza cane piemontese che hanno venuto, ce l'hanno mandata pure buona. Se hanno tolto la terra, i fan stanno a fare, dice che essi stanno a combattere per la libertà. Passeggiano come se fossero diventate marchese, cose. Certa una mala pazza, però è tenessa a conoscere. Finché non arrivi, però, quando arrivi, basta una scoppettata alla campana e spariscono tutto quanto. Come gli sorge quando vedono gli altri. Un danno, però, lo facendo scappare a me. Scappivano agli paesi. E noi te ne rima ancora la ciocca che te ne rima combattere, che te ne rima, cioè te ne rima e togli i regni. E mi abbiva presso la colonna della Grange. Logo agli inizi è stato buono. Oh, fanette, pure che. L'ho preghessa, ma motivo che ti avevo. In cima alla montagna era solo. Pure oh, che pare che chissà che te ne rima fa, che te ne rima fa, e io ti finì male pure che. Perché ti è andato a capire che andando nulla rima tra scala. Invece c'era parecchia gente che voleva solo specialare. Ci voleva il bambiese. Che lo volevano fare? E infatti lo vanno in mese pure Chiavone. Dopo che lo vanno in mese Chiavone, arrivettano il generale spagnolo che si chiamava Tristani. E Tristani che faceva? Faceva sergente istruttore. Sta rima l'oca, faceva rima la donata, arrezzava rima la bandiera, faceva rima la messa, faceva rima tutto meno che combatte. Poi questo generale che era spagnolo teneva in piccia i paesi suoi. Gli si era scocciato da fare l'istruttore qua. Se niente. Dopo di questo arrivato un altro spagnolo, Serraganda si chiamava, chi gli voleva spacciare l'aran tutto, ci voleva la bambisa a noi. E provetta a venire ai piemontesi. E dopo di questo, noi che volevamo combattere, ci siamo visti per conto nostro. Io sono fatto la banda mia, 250 uomini, e sono fatto 10 anni di guerra. 10 anni. Ma la guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta mai. La guerra a me mi sei mangiata una frate, mi sei mangiata una nipote, stai a far morire fame a mamma.
La guerra è brutta. Gli uomini, quando sentono l'odore del sangue, non diventa più un uomo, diventa un animale, che forse è l'animale che è sempre stato. E forse pure io sono diventato un animale. Ma dopo 10 anni la guerra mi si è mangiata uno a uno tutti gli uomini che stavano con me, e ora siamo rimasti 5 quando ci va la montagna. Gli stiamo sotto a tutta la gente che dentro a quest'anno è campata solo in quegli anni. Tutti quelli che ci hanno fornito di roba, gli siamo dati una frega di soldi, ora stanno a provare pure a venderci, a tradirci. E noi stiamo ridotti così, stiamo a campare. Alla fine siamo venuti a fare un rapimento. Siamo fatti un rapimento e me l'ha fatto fare uno che rende a chi stanno c'è sempre fornito, tutto, che per pure mio parente, si chiama Comparone, ci ha convinto. Dice che tu chi gli tieni i soldi? Tieni i soldi? Che? Perché gli so chi? Uno lo preoccupate, ci penso tutti alla trattativa, tutto la cosa. Ma noi è vero che con il rapimento siamo fatti pure prima. Ma era tutta gente che teneva qualcosa da scontare. Invece questo qua io non li conosceva per niente. Però, che tenga fa? Per campare si muove fa. Io oggi non ho un primo appuntamento proprio con il comparone che sta a fare la trattativa. Però non mi sono fatto trovare a dove pensava io. Poi ci sono mandate nate. E poi si è fatto portare qua. Fatto portare qua perché a me chiede non mi convince per niente. Chiede dai qualcosa in capo. Io li guardo e abbassa gli occhi. Quando gli faccio una domanda risponde mese mese. Chi le sta a provare a fare qualcosa? E io gli ho detto, tu ma sera andrò via, tu ma sera rimane qua, che no. Una cosa buona l'ha fatta però. È portata a mangiare. Portate un nuovo carico di roba. Noi erano parecchi giorni che mangiavamo pochi e niente. E sono mangiato, forse ho mangiato un po' che non mare. E mi sono fatto pure un paio di bicchieri alla rovina. Perché pare che mi sto dangando. Infatti mi sono seduto qua fuori, ma non mi sento qualcosa che non va. Mi pare che piano piano mi si stanno a chiudere gli occhi. E penso una cosa, comparone mai fregato. Mai fregato e mi sono morto. Ma io non ci credo che mi sono morto. Io mo mi sono sonna giorno e notte. Sta alla casa, sta a mangiare, guarda in i piatti, vede la faccia mia. Si affaccia alla finestra e vede la faccia mia. Va camminando per la via, ma vede tutta la parte. Io ci ho detto, comparò, tu te ne stai ito ciocca, io mi sono morto, ma se ucciso tu, può essere che te lo ricordi. Mi sono morto e tu mi vedi ancora tutta la parte. La da sera, sotto i supporti, quando mi si è visto a me che tu voleva sparare, tu mi sei visto proprio, ma è una cosa che ti incapa tu, perché tu te ne stai ito ciocca, te lo so dite. Io mi sono morto, ma se sei ucciso tu, non può essere che te lo sei ascoltato. E tu però, asci, te stai a dolegani, tu non vieni più, non dormi più, né repuso, né notte, né giorno. Si è fatti i soldi però, che chiedi che ti sono dati. E chi che ti hanno dato paccito a me? Tu ti sei comprato tutta sta montagna, mo sta montagna è tutta roba tua. Io oggi sei venuto in cima alla montagna a guardare la roba tua. Ma qua ti sei venuto a portare qua in braccio. Perché tu non ce la fai più, manca a camminare.
il mo che stai qua in cima, te l'hanno raccontato che vota. Calacolo, può essere che aggredisciano la gente. Ma tu, un'aquila rossa come questa che ti è di fronte, non la sei vista mai. Quest'aquila, alla fine, ce l'ha proprio che te. Ce l'ha che te. Guaglia a te, vei. Te si abbalancia in guaglia. E quando ti sei balanciato in guaglia, tu la guardi bene in faccia, e l'ho capita la faccia mia. Comparò, fregati. Thank you.
Nonna me lo diceva sempre. Ciutina, raccomando, tena digli di lo spillo, perché te può sempre servire. E sti spilli li facevano sempre più lunghi, fino a diventare grossi come una mano. E mi diceva, mettete questo spillo sotto alla vacchiana. A così ci riesce la gomma. Ma io stavo sempre con Carmela. Io e Carmela ce lo amo proprio bene. E eravamo pure un po' fanatiche. E sto spillo ci piaceva tenerci a così. Mi sa di dirci. E c'erano assattiente però, a noi ci piaceva assassino, ci piaceva il raccoglio quel spiga della utigna che rimanevano messa agli campi ogni volta che avevano già raccolto tutte cose. E se ci rimaneva qualcosa noi andavamo là, ci mettevamo a pazziare, ci pigliavamo la roba, ce la portavamo alla casa, che qualcosa ce l'avevamo pur mangiare. E ci tiravamo pure lì tutto riappreso. Però ci eravamo assattienti, perché i tempi cominciavano a cagnare. Erano arrivate loro, che li mangia sapone. E erano arrivate già incazzate. E già con quello scoppetto pronto a sparare. E ci sparavano appena ci vedevano, a tutti quanti, come se sapessero che noi non gli volavamo là, come se caduno ce l'era it. E io stavo con fratem, con padem, e ci chiamavano la banda. Ma voi dovete sapere che gli uomini della terra mia tenne un corpo, la sementa della guerra. E se la tenne bella stipata là. E se arriva caduno che l'ha d'acqua, la fanno spiegare. E loro si difendevano buona, perché non tenevano che li fucili, non tenevano che le scoppette, tenevano che accusarella. Però ce lo facevano pure per re. Ma lo peggio non era perché moriva. Uomini, femmine, creature, vecchie, giovani, ci facevano a casa, accirevano a tutti quanti. Il peggio era per le femmine, perché alle femmine, prima che l'accide, ci lavavano pure l'onore. E quelle che non l'accidevano, sapevano a tenere in corpo. Per tutta la vita, fino a quando campavano, sta cosa, tutta per loro. Che giorno stavamo io e Carmela, come sempre, a pazziare, mesa alla ratigna, e vedemmo da lontano questi due magna sapone. Stavano a zeccare, non capivamo quello che dicevano perché parlavano in giafrica. Avevamo capito buona quella che volevano fare. È stata una lampa, ha capito tutto quello che nonna mi voleva dire. E allora io e Carmela ci hanno guardato in faccia. Ci hanno guardato in faccia, dentro agli occhi, come non ci hanno guardato mai. Quella è stata l'ultima volta che ho visto Carmela. E che ho visto pure me, pure a me, pure a Civiti. Loro si azzeccavano. Carmela scappetta andata via, io scappietti andata. Perché loro amma sammanà. Chi li pure però? Uno scappetta appresso a Carmela. E nato un certo a correre appresso a me. E io urreva, correva, correva, scetti dal mio campo. E ietti a finì. Gima la cappella di San Michele. Uretti trasivo dentro. E mi nasco niente, guarda un attimo a San Michele, un momento, e dicetti, San Michele,
agli francesi già non portava niente quando erano a chiesa. Ma che si sempre italiani su, che cosa sempre ci fa? E ma nascugnetti a tre dagli altari e vicino agli umori, mancata stai là. Ferma, zitta, non muoveva più. Chiudevo gli occhi e me li trovai là. Sarà per tre gli occhi. Mi sentite? Chi adora? Da chi non conosce più l'acqua, da chi non sa niente. Era fatuoso, brutto, e gli tenevo qua, faccia alla faccia mia. E cominciate a ficcare le mani sotto le vesti mie e a toccare le carni, come ficcare le carni ce l'erano arrialate, come se erano le soie. Io mi sentia una stizza, mi sentia una paura, io volevo che le carni mai addrede. Ma ricordai la nonna. Che sapeva si puta. E andando un momento, mentre la capa mia voleva staccare le carni e non voleva sapere più niente, mi facetti uno coraggio e ci rifecchietti. E ci ficchietti, e giravo, e se cacciavo, e se ficcava manco buono. Fu là che si mi guardetto in faccia. Era il primo momento che mi guardetto in faccia. Voi l'avete vista mai la faccia di uno che avete acceso e che se ne sta iendo? E poi ti accacciavo. Che lo spiglio scivolava ancora in coppa alle carni mie, perché era sporca della vergogna mia, quella che pesava davvero. Sammy, che tu stai loco, tu m'hai visto, tu hai visto tutte cose. È vero, sì, gli ha già ucciso, è lui vero. Ma gli ha già ucciso per me salvare l'onore. E pure tu l'hai fatto, tu solo mi puoi capire. Pure tu hai ucciso l'umano e ti hanno fatto santo. Tu mo hai da fare una cosa con me. Tu hai da parlare con un padre eterno. E ce l'ha da dire che gli ha già ucciso con me a te. Solo per me salva gli onori. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te. Che mi fa, penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine delle città, penso alle illusioni e dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. Per rabbia per la luna contro di te, canto quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà alle illusioni la rabbia.
da che la fotografia mi guardava essa. Michelina di Cesare, la brigantessa, femmina bella, zista e innamorata, con le ciocie ripiere e ben armata. Quando funghetta tan, ce ne stevano mi tante de vierci nostri chiamati briganti. Capò, briganti ce fungherano chiamate, perché strigni strigne erano surdate. E che la guerra è un mare tempo fa, che quando ancora ce ne stessa da contà. La femmina nostra, che era Michelina, s'ha ritrovata in mezzo a sta rovina, a dove l'uomo sia, guerra chiamato. La guerra la fece e ci muretto surdato. Quanta essa rattucchette mala sorte, perché rattucchette pure si pria alla morte, mana che la peggio mala gente venuta da scendere dove a farne cento. 7 anni di tempo sono passate, 7 anni di guerre scoppettate, montagna, paura, fame e freddo, e chi sto mondo che si faceva stretto. Scurtava la via e l'aria scurtava, lo tempo attraverso si rigirava. 30 agosto 1868, una sera che era già quasi notte, come succede spesso renta sto mondo triste, giù da nata vota sa vennetta a Cristo. Caifa, paziente nuzico con Ponzio Pilato, una povera femmina muretta torturata. Giorno appresso, a piazza Emignana, 4 morti che erano stati cristiani, rammandonerano in terra, per mostra. Una era Michelina nostra, gnura in tutto e accisa malamente, senza manco lo scorno da favore a gente. Tant'anni di tempo, né passate da mare, che sta funghetta la morta di una bella sciuciara. Fatela nanna, fatela aioletto, bocco c'han zuccherata. Sta passando un giro con la precisione. Isso sta portando il rosando un coppa alla spalla. Fuori chi stanno per sta fa? Ah, isso ogni anno torna a ca. E ogni anno a ci aspettare che passa, magari può essere che stavolta si gira e ce lo posso domandare a sta figlia, ma come sta figlia, ma si sta buona, si sta imparata a faticare, ma io non mi vedo, si gira sempre andata via poi quando passa, però Don Giro è stato bravo con me. Che la manella, com'era bella. Prima tenia una bella manella, piccirilla. Non tenia manco 7 anni, isso. E Don Giro è stato bravo, se l'ha corta. E figli hanno creatura che tenia una manella, piccirilla. Isso tenia una fabbrica, di quelle grosso. Alla Francia. E ci voleva portare figli perché ci voleva imparare un mestiere, era una frappa di vetro. E voleva portare figli là perché lo sapeva che io non tenevo niente. Perché padre faticava dentro alla frappa insieme a noi. Oh, che ho detto tutte cose. E io non aveva mai faticato la terra. Però chiana chiana, perché le 4 quadrine che teneva si accattetta una piazza di terra di campo e l'hanno capito perché ci dicevano che con il campo non si campa, perché
che la terra va triste a fatica. E a me mi chiamano Marietta Agliucampo. Perché so? Perché mio padre mi è ciungo e non capisce manco più niente. E Marietta mi sa morto che se stia guadagnando 4 giornate, capo manca mi hanno pagato più. Nessuno si è ricordato di me. Mi hanno lasciata da solo. Con un vecchio ciungo, con una seccia e 2 figli. Una femminella appena nata. E che bello creatore mio. Ah, ma se sarà fatto no, moglie, che manella. Quando veniva scelta la notte, da tenia paura. E mi metteva in faccia, che la sarriata, la mano era un grosso faticatore. Mo. E, però Marietta Agliucampo, il segretario comunale, quando venette Don Ciro, se l'ha ricordata, venette con Don Ciro e mi ricettero. Tu ci dai a figlio, noi li portiamo alla Francia, li imparammo a faticare, ci facciamo fare un buon mestiere. Isso ti manda i soldi alla casa. E camba buono pure il salato a noi. E mi rassettero pure qualcosa. E dicettero, pure pensaci buono. Dimani, se noi ci riveniamo a pigliare e ci riportiamo alla Francia. E venettero a pigliarseli, mi rassarono pure cada cosa. Però pare che mi stavano facendo la lemosina, mi rassettero là, senza manco guardarmi in faccia. E dopo non mi facevano manco salutare. E avevo sentita da volta che non mi hanno detto. Però non sta con Don Ciro. Don Ciro non mi guarda manco in faccia, il mio segretario comunale si è marito. Saccio che si è accattato una pezza di terra rossa e mo si fa chiamare Agnore. Si è fatta una bella casa e saccio che ci hanno niti pure altre creature a fare alla Francia. La donna è tornata sic che non si fida manco di parlare e non dice niente e non esce mai dalla casa. Ma Don Ciro me lo dice prima o poi a tu sta figlia, ma come sta che lui creatura? Perché io volessi vedere a figlio, volessi vedere che la manella che è diventata una mano del nonno. Ma Don Ciro si gira andata via, sempre. La processione è finita pure di stanno. Tata aiuta fatia e muore bene. E mamma te ne lei, si notte che ne minna na, nonna nonna, sta figlia me la dorme. Thank you.
Don Francesco di Borbone è morto, cristianamente, in un piccolo paese alpino, rendendo a Dio l'anima tribolata ma serena. Giammai principe sopportò le avversità della fortuna con la fermezza silenziosa e la dignità di Francesco II. Colui che era stato, era parso debole sul trono, travolto dal destino, dalla fatalità. Colui che era stato schernito come un incosciente, mentre egli subiva una catastrofe creata da mille cause incoscienti. Questo povero re, questo povero giovane che non era stato felice un anno, ha lasciato che tutti i dolori umani penetrassero in lui, senza mandarli via, senza lamentarsi. E ha preso la via dell'esilio e vi è restato 34 anni, senza che mai nulla si potesse dire contro di lui. Impoverito, restato senza patria, egli ha piegato la sua testa sotto la bufera e la sua rassegnazione ha assunto un carattere di muto eroismo. Galantuomo come uomo, gentiluomo come principe. Ecco, questo è il ritratto di Don Francesco di Borbone, il re di Napoli, di Matilde Serao. Tutta la notte giorno io fatico, vita di belva vita solitaria, vidi la mamma che la sa morire, rinchiusa rindrugaci a giraci, quanta siete venute con nonne, con un'anziana che è stata la prima guerra, la grande guerra come la chiamano. E pensateci buone, hai fatto anni di guerra e alla fine che vi raccontate? Qualcosa, quasi niente. E sapete perché chi va alla guerra racconta sempre poche cose? Perché la guerra è una cosa brutta, che tutto quanto è stato scordato. Io pure sono stata la guerra. È durata poco, perché mi hanno fatto prigioniere. Eppure, certe volte, ancora meraviglia la notte, surate, che mi sonno che sto ancora dentro a quella trincea. Sapete com'è una trincea? Una trincea è una fossa piena di morsi, di puzza, brutta, e tu stai l'occhio dentro, accuate, camminando basse, perché se provo a rizzare la ciocca, arriva una scoppettata e t'accido. Sai quante volte succedeva che stavo a parlare con una e ti trovi a fianco morto? Durette poco, ma fu brutto in mare. Poi, in un starimo luogo, c'era una raccontata che ci stava nella prima, ogni tanto partiva un attacco, si muoveva una frega di gente e non risolvava niente, starimo sempre luogo.
I soldati, i poveri soldati, arrivano quasi tutti dalla parte da terra. I che ci comandavano erano tutti dalla parte di cima. E ci trattavano male, male, male. Alla fine era sempre colpa nostra. Gli attacchi che avevano male era colpa nostra. La guerra che aveva male era colpa dei soldati che si erano morti. E noi staremo oggi a aspettare che toccava a noi. E poi ogni siamo capiti che era arrivata pure l'ora nostra. Ci danno gli ordini che torneremo a scrivere gli nomi in cima a un biglietto, la carta, e torneremo a mettere dentro la scatola la gommatrina, quella che si usa per gli scarponi, e ci attaccheremo in canna con una pezza di spaga. Quella era la mostrina nostra. Serveva per riconoscerci quando ci eravamo morti. Moi sapeva pure scrivere, bene o male, ma ci stava messa a noi gente che era cresciuta proprio selvatica. Non sapeva leggere, non sapeva scrivere, non sapeva manco qual era il nome sì, in cima alla carta. Gli diceva a Cocunale e chi gli altri scriveva quello che capisceva esso. E saremo a preparare attacchi. Si capiva, ma era arrivato pure il rinforzo dei carabinieri. Voi sapete la trincea come sta fatta. Ogni tanto sta a nevare, tu quando ti lasci ti passava l'occhio. E quando partiva l'ordine d'attacco, si passavano due carabinieri, un annato e un annato. O usciva, o ti sparavano e ti lasciavano l'occhio in terra. E la mattina degli attacchi, siamo capiti, che era ora. I cannoni nostri cominciarono a sparare la mattina accetta. All'altra parte non rispondevano, perché gli anziani ci hanno detto che loro sparavano solo quando sapevano dove venivano a cogliere. E partette i cannoneggiamenti, i passanti, i cucinieri, che non fusta che la ammazzava. Quella pure era una cosa che facevano sempre quando partivano gli attacchi. Ma noi la chiamavamo Marsala, ma non era come la Marsala che si trovava. Era una vina forte, dolce, devangata subito. Io mi stavo a morire di paura. Aveva paura, ve lo confesso, aveva paura. Quando passavano a me, mi bevevo due gavette piene a raso di quella vina. E mi infuocavo, mi resta in capo. Quando partette gli ordini, perché noi suonavamo la tromba, suonavano la tromba quando veniva a partire gli attacchi. Arrivo tanto stupido, era suonava la tromba, che uscì all'altra parte, sapevano che potevano cominciare a sparare. Ma io mi sembriaga, le ci infuocate come stava, sono passato che gli vare la corsa, mi sono messo a ridere pure in faccia ai carabinieri. E poi sono corruto, ma correva perché aveva paura che mi sparavano i carabinieri, non stava manco a pensare alle bombe che mi cascavano innanzi, la gente mi nuzzava in terra, i morti. E sono corruto, chissà quanto tempo. A un certo punto, quasi, me lo ricordo appena, sono sentito una botta in cima agli ometti e si è fatto scuro. Quando mi sono rovigliato, stavo prigioniero. La prigionia, vabbè, tanto bella non c'era, stavo prigioniere. Però alla fine non era manco tanto peggio la trincea. Anzi, lo posso dire, loca eravamo sicuri che non ci sparava nessuno. E stavamo loca, mangiavamo poco. Ci teneva pure freddo, che entravamo tanto vestiti. E ogni tanto passava una signora anziana. Una signora anziana che si capiva, parlava napoletana, ma una napoletana stretta, che parlavano gli anziani, come ricordavo io da piccolo, come parlavano con sciaiolo che veniva certe volte alle mercate. Una napoletana che non si parlava anche più, e, però teneva accento tedesco. Teneva accento tedesco e si fermava sempre a parlare con un soldato. Io non si permette pure a parlare con me. Ma tu mandette a dove era, diceva a dove era, e mi disse, agli tempi erano nonni,
Iloga era la regina. Boh, non sapeva niente. Domandenne, troppo tanto tempo, so capito chi era quella signora. Quella era Maria Sofia. Al tempo era nonna, ma era stata veramente la regina. E da prigioniere, so parlato pure con la regina. Poi è passata la prigionia, è passata la guerra, ne è passata tanti anni. Mi sono fatto vecchio. Il mondo cagna, non so sa poi se cagna meglio, se cagna peggio, ma cagna. Eppure certe volte ce la penso. Penso, chissà se era meglio il mondo era prima o il mondo era mo. Il mondo era prima, quando ci stava una regina che si fermava pure a parlare con una povera ignorante come me. Parte dei basti e terra sta lontana, canta una borda napolitana, canta la vetra mentre golfe già scompare e all'uno poche mani, poche Napoli la fa venire. Santa Lucia lontana te, quanta malinconia, se giro mondo sano, se va a cercare fortuna, ma quando sponda luna, lontana non si può stare. Casa c'era e che la casa vera non si crede, non si crede. Se non vedo la figlia,